prima si sono parati le loro poltrone e noi le poltrone le abbiamo lasciate vuote. Rischieremo questo, rischieremo purtroppo. In 32 rischiano di essere trasferiti a Roma o a Bologna o peggio ancora di rimanere senza lavoro. È quello che appunto potrebbe accadere ai dipendenti di Memar, azienda aretina in stato di agitazione da circa 10 giorni per i problemi di occupazione che in seguito alla fusione di Banca Etruria con UBI si stanno concretizzando. Rientrano nella parte dei servizi esternalizzati, non collegati direttamente al gruppo Banca Etruria, le trattative su filiali che interessavano quello. Sì. E quando è che UBI vi ha comunicato che non voleva esternalizzare? UBI mai, ci ha comunicato Memar che in fase di contrattazione con UBI per il rinnovo dei contratti, il primo intanto quello per quanto riguarda il gruppo dei lavoratori del call center che da ieri non c'è più e quindi viene cessato, come deve essere ricontrattato anche l'altro servizio per l'altro gruppo dei lavoratori, sono 16 lavoratori, e che quello scadrà a fine anno. Noi con Memar avevamo avuto nel mese di luglio diversi incontri e c'era stato assicurato che ad Arezzo non sarebbe toccato questa situazione. UBI non ci sta rispondendo e Memar dice che gli manca il lavoro, per loro il lavoro è a Roma e 19 ora di dicembre dovrebbero essere trasferiti a Roma. Allora, praticamente noi lavoravamo tutto quello che poi in realtà passa da una banca, inteso come riba, portafoglio, cambiali, F24, servizio di call center, Virti, tutto quello che era praticamente di Banca Etruria, dietro Banca Etruria, c'era il centro servizi che eravamo noi che lo lavoravamo in supporto chiaramente ai colleghi di via Calamandrei. Loro il posto chiaramente ce l'hanno tenuto, noi no.